del Paducca Forno Canavese, il sindaco Alessandro Gaudio, un commento dall'amministrazione per questo riuscitissimo evento. Beh, devo dire che questa è la terza fiera che noi facciamo da quando siamo stati eletti. Abbiamo confermato l'ubicazione qua sulla circolazione, oggi abbiamo un 120 banchi più o meno e siamo molto contenti perché effettivamente è stata una fiera sempre crescendo. Auspichiamo una maggiore partecipazione anche per il prossimo anno e noi siamo qua, siamo molto contenti comunque della partecipazione dei banchetti, delle auto storiche e di tutte le persone che spero vorranno venire a visitarla. Vincenzo Armenio, vice sindaco, parte integrante dell'organizzazione proprio logistica di questa fiera. Se ci vuoi dire un po' come è stata collocata e anche l'impegno che l'amministrazione ha messo nell'organizzarla. 120esima fiera del Paducca Forno Canavese, siamo, come ha detto il nostro sindaco, entusiasti e contentissimi. L'organizzazione naturalmente è una molteplice unione di forze lavoro, associazione, hobbisti, artigiani, comuni vicino, insomma tutti hanno lavorato per Forno Canavese, questo è il risultato. 120 partecipanti e le nostre associazioni l'hanno sentita proprio come se fosse la loro festa, la loro fiera, e quello che è il successo di questa manifestazione qua. L'amministrazione chiaramente l'ha voluta fortemente e i suoi abitanti, i suoi Paluc, rimanendo in tema, hanno manifestato la volontà di stringersi intorno all'amministrazione e creare questo magnifico evento. Hobbisti, artigiani, commercianti, associazione, auto e moto d'epoca, tutti al nostro e al loro servizio, insomma tutti hanno lavorato per Forno. L'unione con le amministrazioni vicine ha dato anche il suo frutto, perché grazie a Rivara, insomma, che collabora sempre con Forno e ci scambiamo, insomma, idee e anche forza lavoro. E qui abbiamo il sindaco di Rivara, Andriollo, che cedo la parola. Roberto Andriollo, sindaco di Rivara e presidente dell'Unione Montana Alto Canavese. Dopo quasi 3 anni dalla pandemia, finalmente si ricomincia a vivere e a fare sinergia tra entità locali vicine per l'organizzazione di queste manifestazioni. No, sono contentissimo che stia riuscendo molto bene questa fiera, come le altre fiere precedenti, che Forno, come i paesi vicini, stanno di nuovo cominciando a rivivere dopo la pandemia. E poi dobbiamo, come diceva giustamente Vincenzo, fare sinergia tra i nostri comuni. L'Unione Montana serve proprio per questo, per far sviluppare questo nostro territorio. Adesso ci sono stati fatti anche gli investimenti, oltre alla fiera anche il comune di Forno ha fatto un bellissimo investimento quando ha acquistato il Mulino Val, quindi per il turismo dobbiamo tutti insieme, le fiere servono anche proprio per sviluppare questo inizio di turismo, sono delle punte di diamante di quel momento di dove spicca di più la manifestazione, ma per tutto il resto dobbiamo lavorare tutti insieme per portare avanti e non far morire i nostri piccoli paesi. Un evento ben riuscito grazie anche alla collaborazione con le associazioni locali. Sì, certo, senza le nostre associazioni fornese, senza i nostri palucchi non si poteva fare una manifestazione del genere. Sono tutti importanti e sarebbero tutti da ringraziare nome per nome, ma ne cito una che raccoglie un po' tutte le associazioni, che è la Proloco. Il cuore di questa manifestazione insieme all'amministrazione naturalmente è della Proloco. Hanno fatto 3 giornate di festa e insieme si sono accodate tutte le altre. Terza fiera del Paducca Forno Canavese, Luca Donadio, presidente della Proloco. Proloco di Forno, 1 a 3 giorni che ha impegnato la Proloco, che ha avuto un grandissimo successo. Sì, ha avuto per fortuna un grandissimo successo, eravamo un po' spaventati dal tempo perché la pioggia ha piovuto fino a venerdì sera. Per fortuna comunque venerdì sera siamo riusciti a riempire i nostri posti a sedere sia venerdì che sabato con le 2 serate di discoteca. Oggi è stata una bella giornata, la fiera è stata piena di persone che passeggiavano tra i banchi. La castagnata e il vimbrolè sono stati offerti da noi della Proloco a offerta libera. Il prossimo appuntamento della Proloco tra qualche mese? Sì, il nostro prossimo appuntamento sarà a Natale del Paluc, di nuovo con un mercatino agliettato da piccoli artigiani. Lo faremo nella piazza del municipio e nelle piazze
principali di Forno. E inoltre vorrei sempre ringraziare tutte le associazioni di Forno e i volontari che ci hanno aiutato a gestire al meglio la manifestazione, le forze dell'ordine e l'AIB di Forno Canavese. Tutte importanti le nostre associazioni, però ci stringiamo a un unico pensiero, che sono gli amici della Proloco di Forno, che hanno collaborato in sinergia con l'amministrazione, alla nostra filarmonica fornese e ai nostri amici del FURN, che oggi insieme ci allieteranno con le loro musiche. Grazie ragazzi, grazie a tutti. Alla fiera anche il gruppo delle ruote storiche con tantissime vetture d'epoca. Sì, certo, è un gruppo di amici che condividono con noi la settima fiera, perché per loro è il settimo evento che fanno a Forno Canavese. Ne hanno già fatto qualcuno prima che noi iniziassimo la nostra fiera, e quindi grazie a questa associazione che ci permette di godere di questo magnifico parco auto. Oltre alle auto, anche le moto con il Centauro Club Forno. Certo, una delle nostre associazioni di fornesi che da qualche anno ci seguono in questa magnifica fiera, e grazie al Motoclub di Forno Canavese. Grazie ragazzi che ci seguite sempre. Thank you.